Un progetto per valorizzare la casa laboratorio del filosofo e medico Tommaso Campaillà potrebbe concretizzarsi su iniziativa della Fondazione Salvatore Calabrese, affidataria da qualche settimana della gestione del Museo della Medicina Tommaso Campaillà. Si parte proprio dal sifilicomio per valorizzare la figura di questo illustre medico, filosofo e poeta. Debole di salute, studiò tutti i libri di medicina che poté procurarsi dapprima per curare se stesso, poi anche a beneficio altrui. Raggiunse fama di buon medico e di maestro agli altri medici nella sua città, dedicandosi in particolar modo a combattere la piaga della sifilide. Per approfondire la grande valenza dell'attività svolta da Tommaso Campaillà e nell'intento di procedere nell'esercitazione della memoria e della storia della città di Modica, la Fondazione Calabrese intende fare una ricognizione dei luoghi dove Campaillà visse, a cominciare dalla sua casa in via Posterla sotto la rupe del Castello dei Conti, a pochi metri dalla casa in cui quasi 250 anni dopo nacque un altro importante concittadino, il Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo. Stiamo procedendo a fare una ricognizione dei luoghi dove Campaillà visse e operò, a partire dalla sua casa, di cui ancora rimangono le vestigia e soprattutto di cui rimane un orto che noi immaginiamo che sia identico a quello dove lui visse e operò, e un ambiente, un piccolo vano a piano terra della casa dove lui effettuava i suoi studi e le sue ricerche. Sarà possibile presto, grazie all'aggredimento espresso dai proprietari della casa, invitare i visitatori del museo a compiere un percorso a piedi verso la casa di Campaillà. Quindi tutto questo costituirà un unicum. C'è anche l'idea, visto che gli orti sono molto suggestivi, di avviare una serie di iniziative in tema di musica e di poesia, contestualizzando la figura di Campaillà. L'idea è dunque ancora allo stato embrionale, sulla scia della recente rivalutazione del sifilicomio Campaillà. Si vuole rafforzare l'offerta culturale e turistica di Modica alla scoperta dell'affascinante storia della città della Contea.